Ragazzi, buongiorno, come state? Stamattina c'ho la giacca piena di capelli. Allora, stamattina ho scoperto una nuova forma d'arte giapponese che si chiama Kintsugi, non so se si pronuncia bene così. Ciao Elena. E praticamente è bellissimo perché, non so se lo conoscete, praticamente io lo avevo sempre visto, però sinceramente non ci avevo mai fatto caso. Allora, sono dei pezzi di ceramica che praticamente sono rotti, quindi loro che fanno in Giappone sono fantastici. Quando vedono che ci sta qualche pezzo rotto, tipo delle tazzine rotte oppure dei piattini rotti, loro che fanno? Non è che li buttano. Loro prendono oro liquido oppure argento liquido e lo versano direttamente. Buongiorno Domenico, buongiorno Rocio. E praticamente versano questo argento liquido o quest'oro liquido direttamente sulla parte che si è rotta e alla fine praticamente esce un pezzo di ceramica, un oggetto ancora più bello, perché appunto si vedono tutte queste venature dorate dove c'era stata la rottura. E dici: ok Gio, ma sei diventata un'esperta d'arte, a noi che ci frega sta roba? Allora, questo è bello perché quando noi ci sentiamo spezzati, rotti, nel senso quando abbiamo qualche ferita che magari non riusciamo a perdonare qualcuno, oppure dentro di noi proprio abbiamo delle rabbie, delle ferite, ci sentiamo proprio feriti, il messaggio nascosto dietro questa forma d'arte è questo: che se tu queste ferite le valorizzi, quindi non è che ti arrabbi, ma cerchi di vedere per esempio nelle persone che ti hanno ferito gli insegnamenti che ti hanno dato, queste ferite diventano, cioè tu diventi una persona ancora più ricca, più bella, capito? Buongiorno Rocio. E quindi fai colare l'oro dentro le tue ferite, le ferite che hai adesso nel tuo cuore, nella tua anima, nel tuo corpo, e cerca di capire quali sono gli insegnamenti di evoluzione, cioè come ti hanno fatto, che cosa hai imparato dalle ferite che ti hanno fatto queste persone. E quindi la volevo condividere con voi questa cosa, perché poi vi metterò pure l'immagine, perché è veramente bellissimo. Questo pezzo di ceramica diventa ancora più bello dopo queste infiltrazioni di oro. E così noi dobbiamo fare con il nostro cuore: mettiamo oro, cerchiamo di capire qual è il nostro oro, qual è l'oro che abbiamo ricavato dopo queste esperienze dolorose. Ok? Vi lascio con un bacione. Ciao ragazzi.